Buonasera, bentornati all'appuntamento con l'informazione di TV 2000. In primo piano le condizioni di vita dei bambini. Secondo i dati diffusi oggi dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo, un bambino su sette vive in condizioni di povertà. I dati rivelano che in Italia la situazione è più grave della media OCSE, con un bambino su sei in condizioni di disagio. Pierluigi Vito. Crisi climatica, guerre, sfruttamento sessuale, povertà, sono queste le maggiori minacce alla vita dei più piccoli. Domani verranno celebrati i 30 anni della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ma per molti bambini e ragazzi i diritti sono solo un sogno. Circa 300 milioni di loro, secondo le Nazioni Unite, vivono in aree con livelli di inquinamento altissimi, che ogni anno uccidono 600.000 bambini sotto i 5 anni. Un minore su quattro vive in paesi colpiti da violenti conflitti o disastri naturali. 28 milioni di bambini sono stati cacciati dalle proprie case a causa di guerre. Un quarto dei neonati che vengono alla luce ogni giorno, circa 100.000, potrebbe non ottenere mai un documento d'identità perché figli di sfollati e quindi non registrati. Come pure la possibilità di andare a scuola, un diritto negato a 258 milioni di ragazzini tra i 6 e gli 11 anni, che invece possono finire sfruttati sessualmente, un destino che capita a un bambino o a una bambina ogni due minuti nel mondo. Ma i più piccoli in alcuni paesi possono ritrovarsi anche nel braccio della morte dei penitenziari. Accade, secondo Amnesty International, in Arabia Saudita, Pakistan, Sud Sudan. Gli Stati Uniti e l'Iran sarebbero gli stati che registrano il più alto numero di condanne a morte per minorenni. Nel mondo ancora adesso ci sono oltre 2 miliardi di minorenni e non tutti hanno garantiti i loro diritti essenziali. Basti pensare che il 50% di tutti i rifugiati richiedenti asilo nel mondo è composto da minorenni, quindi già quello significa che vengono meno diritti fondamentali, diritto alla vita, allo stare in famiglia, al percorso scolastico e quindi tutta una serie di fattori che hanno a che fare proprio con la sopravvivenza. È chiaro che a seconda dei paesi di riferimento i diritti maggiormente negati non sono magari quelli della sopravvivenza, ma sono di altro tipo. Se pensiamo ad esempio a rischi come sono quelli della salute, della cattiva alimentazione, dell'obesità nei paesi ricchi e quindi in un certo senso diritti diversi ma sempre a rischio. In Italia l'emergenza si chiama povertà, che interessa 1.260.000 minori. Un bambino italiano su sei vive in situazioni di indigenza, secondo gli ultimi dati OCSE. Il nostro paese fa peggio della media degli stati più sviluppati. E se in provincia di Trento i comuni spendono in servizi 2.200 euro per ogni bambino tra 0 e 2 anni, in Calabria non si superano i 90. Noi abbiamo, diciamo, un numero molto elevato di bambini che vivono sotto la soglia di povertà assoluta in Italia, che aumenta di 50.000 ogni anno. Quindi abbiamo un numero molto forte di bambini in povertà assoluta e quello potrebbe essere un elemento di rischio. Ancora adesso le famiglie maggiormente a rischio di povertà sono quelle con figli minorenni al seguito. La tassazione, le detrazioni fiscali spesso non sono generose nei confronti delle famiglie con bambini, quello è un punto su cui bisognerebbe insistere. Il caso dell'ex Ilva, la Guardia di Finanza ha effettuato oggi perquisizioni e sequestri presso le sedi di Milano e Taranto di ArcelorMittal. La Regione Puglia ed il Comune di Taranto intanto si costituiscono in giudizio contro il gruppo franco-indiano. Massimiliano Cochi. È stato il giorno delle perquisizioni e dei sequestri, con la Guardia di Finanza che questa mattina si è presentata nella sede dell'acciaieria per acquisire i documenti contabili che riguardano in particolare acquisizioni e vendite di materie prime nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura di Taranto per distruzione dei mezzi di produzione e appropriazione indebita. Nelle stesse ore la Guardia di Finanza perquisiva anche gli uffici milanesi dell'ArcelorMittal nell'ambito di una seconda inchiesta per presunti reati fallimentari. I magistrati milanesi, tra le altre cose, stanno cercando di far luce sulla gestione del magazzino dell'acciaieria di Taranto. Nel ricorso contro l'azienda, infatti, i commissari dell'ex Ilva scrivono che al momento della presa in consegna dello stabilimento ArcelorMittal ha ricevuto un magazzino con materie prime per un valore di 500 milioni di euro, che però ora non c'è più alcuna giacenza e che l'azienda non ha intenzione di fare acquisti. Dunque, mentre le inchieste vanno avanti tra Taranto e Milano, a Roma si cerca una soluzione per dare un futuro
all'acciaieria. La decisione arrivata ieri sera di bloccare le procedure per lo spegnimento dell'altoforno 2 ha allentato la tensione in vista dell'incontro previsto per venerdì a Palazzo Chigi tra governo e azienda, ma i nodi ancora irrisolti sono molti, a cominciare dallo scudo penale, ovvero una sorta di immunità per i manager che dovranno applicare il piano di risanamento ambientale. Se ne starebbe studiando una nuova versione. Il governo potrebbe mettere sul tavolo della trattativa inoltre un pacchetto di ammortizzatori sociali per 2.000 lavoratori e uno sconto sull'affitto, 180 milioni, che ArcelorMittal paga ogni anno. Ed oltre alla sorte dell'acciaieria di Taranto, l'attenzione della politica in queste ore è rivolta alla manovra economica e ai prossimi appuntamenti elettorali, a partire dalle elezioni in Emilia-Romagna. Ci aggiorna Augusto Cantelmi. Battaglia serrata in Parlamento sulla manovra, ma con un occhio alle elezioni regionali. Il 26 gennaio si vota, oltre che in Emilia-Romagna, come era già stato stabilito, anche, ed è notizia di poco fa, in Calabria. Una doppia competizione che avrà indubbie conseguenze nazionali. Di cui il confronto sulla legge di bilancio, con gli oltre 4.500 emendamenti, dei quali una buona parte presentati dalle stesse forze di maggioranza. Dal solo PD circa 900 emendamenti. Per il segretario Zingaretti la manovra comunque sarà il punto di ripartenza del Paese. Io credo che questo messaggio da far arrivare alle persone, alle imprese, alle industrie, ai lavoratori, all'Europa, è che a questo punto noi possiamo dire l'Italia ce la farà. Da Berlino per il G20 anche Conte torna a parlare della manovra e del taglio delle tasse. Il più grande degli ultimi tempi, aggiunge il Premier. Chi dice il contrario è un bugiardo o in malafede. Ma le opposizioni attaccano. Per Forza Italia Conte mistifica la realtà sul taglio delle tasse, mentre per la Lega l'ostruzionismo alla legge di bilancio lo fa la maggioranza stessa con la presentazione di oltre 1.500 emendamenti. Arriviamo al caso 30, si avvia a soluzione con l'ex ministra che lascia l'appartamento finito al centro delle polemiche. Mio marito, titolare dell'alloggio, sta presentando istanza di rinuncia. Lasceremo l'appartamento nel tempo che ci sarà dato per poter fare un trasloco, ha dichiarato così l'ex titolare della difesa. E veniamo al maltempo, allerta arancione in Liguria, preoccupa il livello dei fiumi in Emilia, ancora disagi in Veneto e al sud la situazione è altrettanto grave, come ci spiega Luciano Piscaglia. Sarà necessaria un'analisi approfondita, ma nella Basilica di San Marco sono già evidenti i danni causati dall'acqua alta e dal sale, in particolare, secondo la Procuratoria della Basilica, ai mosaici del pavimento e alle colonne di marmo. E questo mentre l'emergenza maltempo continua, soprattutto nelle regioni settentrionali, e nel prossimo fine settimana proprio dal nord-est partiranno nuove perturbazioni. Oggi, in Veneto orientale, sul Piave e in Dolomiti, è stato allarme arancione. In Emilia-Romagna, dove su tutto il territorio regionale i vigili del fuoco hanno effettuato finora 450 interventi, l'allerta rossa proseguirà fino a domani per le rotture degli argini del fiume Idice nel comune di Budrio, dove alcune famiglie sono state evacuate, e del canale diversivo a Finale Emilia nel Modenese. Nell'Alessandrino, dove la protezione civile segnala allagamenti, e nell'Alto Monferrato, oggi le scuole sono rimaste chiuse in 36 comuni. In Liguria, nelle province di Savona e Genova, l'allerta arancione è stato prolungato fino alle 18 e resterà giallo fino a mezzanotte. Allagamenti si sono registrati in mattinata anche in diverse aree del Friuli Venezia Giulia, mentre in Alto Adige la situazione si sta lentamente normalizzando, ma un nuovo smottamento si è verificato lungo la ferrovia della Valpusteria. Nel fine settimana la neve tornerà a cadere e cresce il pericolo valanghe dopo le intense nevicate dei giorni scorsi. Sulle coste tirreniche le violente mareggiate non stanno solo erodendo i litorali e, come a Napoli, anche a Fiumicino, alla foce del Tevere, il mare ha scaricato sulla spiaggia quintali di rifiuti di plastica. Ci spostiamo in Libano, dove la protesta popolare arriva sin sotto il Parlamento, con i manifestanti che hanno tentato di bloccare l'ingresso dei deputati. Il paese è in piena crisi economica e finanziaria ed ancora senza governo. Marco Burini. La gente circonda il Parlamento, la polizia protegge le banche.
In Libano va sempre peggio dopo un mese di proteste, con i manifestanti che oggi hanno isolato piazza Nejmea al centro di Beirut, impedendo ai deputati di raggiungere l'Assemblea nazionale, malgrado fosse presidiata da decine di agenti in tenuta antisommossa. Sono state rinviate le due sedute in calendario, in cui tra l'altro si doveva discutere una proposta di legge per un'amnistia su reati comuni e finanziari. Non vogliamo che approvino leggi che li tutelino e che facciano i loro interessi, urlavano i manifestanti, furibondi contro una classe dirigente inetta e corrotta. Vorrebbero un governo di tecnici per superare lo schema politico attuale, con la rappresentanza divisa su base religiosa. Il presidente è un cristiano maronita, il primo ministro un musulmano sunnita e il capo del Parlamento un musulmano sciita. E i 128 seggi del Parlamento sono divisi a metà tra musulmani e cristiani, secondo gli accordi di Taif del 1989 che misero fine alla guerra civile, il cui spettro viene agitato oggi dai governanti per mettere in guardia i manifestanti, che però non cedono. Intanto l'economia è al collasso. Il debito pubblico, circa 86 miliardi di dollari, è il 150% del prodotto interno lordo. Molti fanno la fila per ritirare i propri risparmi in dollari, mentre la lira libanese continua a svalutarsi, ma le banche, appena riaperte e protette dalla polizia, limitano i prelievi, massimo 500 dollari a settimana. Ed ora alla protesta degli studenti ad Hong Kong. All'interno del Politecnico sono rimasti un centinaio di irriducibili. C'è una trattativa in corso per evitare un nuovo scontro nello sgombero che sarà inevitabile ora che hanno quasi esaurito frecce, mattoni, bottiglie incendiarie e soprattutto l'acqua potabile. La notte scorsa i 600 giovani che sono usciti dal campus stremati dopo le manifestazioni contro la governatrice sono stati segnalati alle autorità o arrestati. In Medio Oriente l'amministrazione Trump sostiene che gli insediamenti in Cisgiordania non sono illegali, una nuova svolta destinata a far salire la tensione. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Mi urlano quando te ne vai, mi tirano le pietre, ma da quando ho messo le protezioni metalliche e questo muro va meglio. A minacciare Zleika, 57 anni, sono i suoi aggressivi vicini di casa, coloni israeliani che vivono nel cuore di Hebron, l'unica città oltre a Gerusalemme ad avere un insediamento nel suo centro storico. Sono solo 800 ma si fanno sentire per i frequenti scontri con i 35.000 palestinesi rimasti nella cosiddetta zona 2, 4 km quadrati con continui checkpoint dei militari israeliani. Tutti intorno alla tomba dei patriarchi, luogo santo per ebrei e musulmani, dove nel 1994 un colono ha ucciso a sangue freddo 29 fedeli di Allah in preghiera. La verità è molto semplice. L'esercito difende la minoranza che qui è rappresentata da noi. Hebron è controllata da Hamas, che ci vorrebbe distruggere, ma noi siamo la comunità più antica in questa città e vogliamo continuare a starci. Se nell'antico Souk arabo diventato un quartiere fantasma, il presidio di coloni è rimasto limitato, nelle colline intorno ad Hebron gli insediamenti hanno continuato a crescere, come nel resto della Cisgiordania. Sono oltre 600.000 ormai gli israeliani che vivono al di là della linea verde, il confine precedente alla guerra dei sei giorni, riconosciuto dalla comunità internazionale. Non più dagli Stati Uniti, che da territori occupati illegalmente ora li considera disputati, il cui status finale deve essere definito da un trattato di pace. Nell'attesa, i cantieri israeliani vanno avanti. E parliamo di truffe contro gli anziani. Sono 6 gli arresti effettuati nelle ultime ore dai carabinieri, sgominata una banda a Milano. Beatrice Bossi. Io sono il maresciallo prima dei carabinieri di Bologna. No, non si preoccupi, io non voglio fare la parte del maresciallo cattivo, perché ho visto che sono qui, che è un bravo ragazzo, lo voglio aiutare. Questa telefonata risale a qualche mese fa. È stata intercettata dai carabinieri, quelli veri, durante una delle più grandi operazioni antitruffa. Che si presentino come marescialli o come operatori di banca, di certo si tratta di professionisti del crimine. Ogni anno sono migliaia gli anziani vittime di queste bande. In centinaia sono stati individuati solo in questa ultima operazione. Molto spesso basta non aprire immediatamente la porta e verificare con una semplice telefonata al numero di emergenza 112, verificare appunto l'identità del potenziale o fittizio appartenente alle forze dell'ordine, oppure telefonare a una società di servizi per chiedere se effettivamente è in corso quel controllo da parte di questo fantomatico tecnico. E se si ha il sospetto di essere stati truffati, poi è altrettanto importante non avere paura di denunciare. La denuncia è
la condizione necessaria per avviare un accertamento più concreto e più utile per rintracciare il truffatore. E il consiglio che mi sento di dire è di non avere, come spesso accade, da parte dell'anziano la sensazione di vergogna o di fallimento. Bisogna farsi coraggio e affrontare gli eventuali danni, sia non solo patrimoniali, ma molto spesso anche emotivi, che derivano da questo tipo di reati. Matteo Salvini è di nuovo indagato dalla procura di Agrigento. Il caso è quello della nave Open Arms e ricalca la vicenda della nave Diciotti. Il leader della Lega è stato iscritto nel registro degli indagati per sequestro di persona ed omissione di atti d'ufficio. I fatti risalgono all'agosto scorso, quando 164 migranti rimasero per 19 giorni a bordo della Open Arms davanti alle coste di Lampedusa. Stizzita la reazione dell'ex ministro dell'interno, mi domando se in procura ad Agrigento non abbiano cose più serie di cui occuparsi. Ho fatto quello che gli italiani mi chiedevano di fare, ho difeso i confini, inizio ad essere stufo. Un nuovo appello alla mobilitazione contro le mafie arriva dal fondatore di Libera, Don Luigi Ciotti. Sentiamo Luigi Ferraiuolo. Noi facciamo un pacco alla camorra, questo è un segno di libertà, di dignità, però attenzione che loro rischiano di farci un pacco, perché veramente se non si affronta seriamente questo problema, non a parole ma nei fatti, basta una cosa, 164 anni che parliamo di mafia, cogliamo le positività che sono tante, ma ci sono tante ombre. Così Don Luigi Ciotti, fondatore dell'Associazione Libera, durante la presentazione di Facciamo un pacco alla camorra a Roma, ha lanciato l'allarme sul nuovo mimetismo delle mafie, più forti di prima, anche se nascoste nei nodi economici e politici della società, che gli permettono di mimetizzarsi, passare quasi inosservate, inquinare il tessuto civile, nonostante l'azione dello Stato. I beni entrati nelle casse della Repubblica negli ultimi 3 anni, ha spiegato il sacerdote, valgono 4,5 miliardi di euro. Oltre 200 milioni di beni sono stati sequestrati alla 'Ndrangheta stamattina in Calabria, ma devono essere riutilizzati, non venduti. Noi diciamo che deve essere estrema razio la vendita, perché alcuni beni non sono proprio utilizzabili e possono essere venduti per poter recuperare denaro che venga destinato però sempre al servizio per il bene comune. Prendiamo coscienza che le mafie sono cambiate, ha concluso Don Ciotti, si inseriscono nel mercato legale, sono sodalizi affaristico-mafiosi, si sono trasformati in un vero e proprio sistema imprenditoriale con alleanze intermafiose. Allora facciamo anche noi alleanze nella società civile con questi consorzi e cooperative, che sui beni confiscati hanno realizzato la dignità attraverso il lavoro. Che ognuno di noi deve provare ad inventarsi il modo di come fare la fregatura alle mafie. Siamo tutti quanti chiamati, è il momento di dire noi da che parte stiamo. Antonio De Caro, sindaco di Bari, è stato confermato nel pomeriggio alla guida dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani. Ed è allarme dei pediatri a Roma. La città è troppo sporca, in aumento le infezioni nei bambini. Il servizio è di Alessandra Camarca. La capitale è sporca e i bambini si ammalano sempre di più. Un'accusa gravissima, quella lanciata dalla Federazione Italiana Medici Pediatri e direttamente da Teresa Rongai, segretaria della FIMP di Roma, secondo cui negli ultimi 2 anni i minori dagli 0 ai 6 anni sono stati interessati da patologie legate alla scarsa igiene della città, con un incremento di ben il 20%. Patologie come infezioni, irritazioni, parassitosi sarebbero in crescita nei bambini. Dalla gestione dei rifiuti al trattamento dei cassonetti sembra proprio che a Roma l'emergenza rifiuti non riesca ad essere superata. Ora lo dicono i pediatri, a fine ottobre invece era stata l'Agenzia di controllo sulla qualità dei servizi pubblici di Roma Capitale che aveva inviato un documento in Campidoglio dove indicava come il 49% del totale dei cassonetti risultano infestati da animali. E non va meglio per la pulizia delle strade, una su tre rimane sporca, il 34% del totale. Notizia di oggi, rifiuti e topi, allerta dei pediatri. I pediatri dicono che sono in aumento le infezioni nei bambini dovute ai rifiuti e alla sporcizia. Lei che ne pensa? Qua a Roma siamo messi abbastanza male e le dico appunto da milanese abituata ormai a fare la differenziata da, non lo so, non mi ricordo neanche, forse ero piccolina io, e grandi passi indietro purtroppo. Succede in altri paesi che non sono degli italiani, che una malgestione pubblica di zone
appunto frequentate da persone e poi diano problematiche a livello di igiene anche umana. Ci vorrebbero dei controlli. Io vedo, ho notato le macchine della nettezza urbana che si fermano e stanno al telefonino, l'immondizia sta lì. E parte oggi il viaggio apostolico di Papa Francesco per la Thailandia ed il Giappone. Il suo aereo decolla da Fiumicino questa sera per arrivare a Bangkok domani alle 12.30 ora italiana. E secondo la consuetudine, il Papa ha pregato a Santa Maria Maggiore per il suo viaggio in Asia, ha affidato alla Vergine Maria la visita apostolica in Thailandia e Giappone. In un tweet, Francesco ha chiesto di pregare perché questi giorni del suo viaggio siano ricchi di grazia e di gioia. E TV 2000 seguirà questo viaggio con speciali in diretta. L'appuntamento è per le 6.30 domattina per la diretta della cerimonia di accoglienza all'aeroporto militare di Bangkok. Ed ora due storie legate ad animali. In Francia il giudice ha rinviato al mittente le accuse lanciate contro alcune papere moleste. In Australia una donna si è gettata tra le fiamme per salvare un koala. Silvio Vitelli. Piange, spaventato e sofferente per le ferite causate dalle ustioni. È uno dei tanti koala che si è ritrovato a combattere contro le fiamme in Australia, dove è quasi estate e gli incendi boschivi sono purtroppo all'ordine del giorno. Questa donna ha avuto il coraggio di addentrarsi tra le sterpaglie roventi per evitargli quella terribile morte trovata dai suoi simili, forse più di 350. E per una donna che si è presa cura degli animali, un uomo li ha persino portati, si fa per dire, in tribunale. È accaduto in Francia, in un paese ai piedi dei Pirenei, dove vive Dominique. Le sue anatre oche, una sessantina, starnazzavano troppo, secondo il suo nuovo vicino di casa, che si è trasferito lì da un anno. Un uomo che aveva scelto di cambiare casa e vita proprio per allontanarsi dai rumori della città. Si era pure offerto di pagare le spese per la costruzione di un muro che lo avrebbe fatto dormire più serenamente. Ma invano. Questi sono i rumori della campagna e la campagna è vita, il rumore è vita e nessuno ha detto che debba essercene solo in città. Il giudice ha appena emesso il suo verdetto. Dominique potrà tenere i suoi animali. È la rivincita della campagna e delle anatre. Con il nostro TG Post andiamo alle porte di Forlì per visitare con Barbara Masulli un villaggio in cui le famiglie vivono assieme per superare difficoltà più o meno grandi. Si tratta del Villaggio della Gioia, l'ultimo regalo di Don Oreste Benzi. Ci fermiamo qui. TG 2000 torna alle 20.30. Restate con noi. Buona serata.